Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android 91 in questo nuovo episodio di Yokai Watch 3. Che vorrei andare a fare oggi è la missione del reclutamento di uno yokai molto particolare, ovvero di ribello. Non so se ogni yokai degli incaedibili ha una missione da fare per prima di poterli reclutare, ma io vi ricordo che poco dopo l'uscita di Yokai Watch 3 mi mise a vedere un video e c'era uno che combatteva contro Dino Struggo qui sulla roccia. Io ho ribello perché ho scelto appunto Incantella. E praticamente non doveva fare alcuna missione, o forse l'aveva già fatta, quindi non l'ho vista, però non lo so. Ad ogni modo adesso andremo a provare appunto e vediamo se effettivamente c'è la missione oppure no. Di preciso non ricordo dov'è il punto dove compare Ribello, ma dovrebbe essere qua vicino a dire il vero. Proprio esattamente qui. Infatti c'è anche la bandierina. Ripeto ancora una volta, io ho Ribello perché ho scelto Incantella. Se scegliete Nuvola Azzurra avrete Dino Struggo. Eccolo qui, che ci aspetta, parliamoci. Oh, sei tu. Ribello, sei tornato. Esatto. Già. Come ci si sente a tornare qui da eroe? Beh, come prima. Sei un po' timido, vero Ribello? Maledizione. No, chiudi quella boccaccia. Hai un minuto da dedicarmi per caso? Ribello è distrutto a caso della sua nuova vita da eroe. Perché non vai a parlargli un po'? Ci sono qui, infatti. Certo, in realtà vorrei sapere come mai ti sei unito al team di eroi. Sei sempre stato un lupo solitario, perciò pensavo non facesse per te. Beh, ti sbagliavi di grosso. Ah, giusto, scusa. Lo capisco. Ti sono molto grato per quello che hai fatto per Jane. Ti racconterò un po' di me. È una lunga storia, perciò torna in un altro momento se hai da fare. No, sono qui apposta per fare la tua missione. Attivare... sì? Eccolo qua. Molto tempo fa ero un bambino dal cuore puro. Beh, come tutti i bambini. Più o meno. Ma poi, un giorno, ho smesso di credere praticamente a tutto e sono diventato chi sono ora. Nessuno aveva bisogno di me, ero un emarginato. Così sono venuto qui. Ed è allora che ho incontrato Jane. Capisco. Comunque stento ancora a crederci. Un reietto della società che è diventato un eroe. Non è così strano. Sei sempre stato un eroe agli occhi di Jane. Esatto. L'eroe di Jane. In tal caso voglio diventare ancora più forte. Jane è così gentile, pensa sempre alle felicità degli altri. Ecco perché devo diventare l'eroe perfetto e rendere il mondo un posto sicuro per lei. Questo è lo spirito giusto. Ma ho bisogno del tuo aiuto, Andrea. Come posso aiutarti? Combattendo contro di me, ecco come. Devo capire in cosa posso migliorare, è l'unico modo. Ok, facciamolo. Quindi tutto quanto questo ambaradan per dirmi: ehi, combatti con me. Quindi pensi di essere all'altezza? Spero. Vorrei anche sfogarmi un po'. Sei pronto a divertirti? Beh, insomma, diciamo di sì, dai. Tanto lo recluto subito, lo recluto. Cioè, frutto! Io ho la frutta! La frutta fa bene. Ne ho tre. Beh. Ah, non posso neanche darglielo, quindi... ah, forse è auto-befriending. Beh, non lo so. Comunque sia, facciamo recuperare i punti a Emma risvegliato, perché sennò, ragazzi, qua non si va avanti. Vediamo un po'. Anche l'antico sta giù con i punti. Cavolo, non l'ho ricaricato per niente. Vediamo un po'. Oh, non pochi. Non pochi, ma neanche tanti. Dovrei forse andarci con un Energimax? Eh sì, dovrei proprio. No, cavolo, era perfetto, era. Perfetto. No, si è spostato. Come? Cosa? Da quando è andato lì? Non l'ho visto per niente. Ma è malantico. Cioè, è morto. Ma come? Com'è successo? Ah.
Niente, è andato così, è andato, poverino. Non so se si può reclutare al primo tentativo, però. Sembrerebbe un po' strana come cosa. È stato divertente. Per oggi basta così. Sarai stanco anche tu, riproviamo domani. No, cavoli. Quindi è una missione che si può fare giornaliera. Ok, allora, dato che il ribello non si può prendere con una volta sola, andiamo a fare Jumpin'. L'eroe Jumpin' che non si arrende di fronte a nulla. Vedremo anche comunque sia un po' di backstory, quello che l'ha portato a essere un eroe, perché se col ribello ce l'ha fatto, lo faremo anche con Jumpin'. Anche perché Incantella comunque sia già era un'eroina, quindi non mi sembra ci sia stata una backstory per lei. Ma va bene così, non è un problema. Bene, saliamo verso la vetta alla vittoria contro il sciarco. Che pia! Ehi, Andrea, sembri davvero in forma! È Jumpin' lui! Mi ha proprio salvato la pelle l'altro giorno. Ti devo un favore! Ehi, come va? Sto facendo il mio solito giro di pattuglia. Se qualcuno causa dei problemi, me ne occupo io. Wow, è fantastico! No, sto solo facendo il mio lavoro. E dai, puoi anche accettare un complimento, no? Vabbè, comunque, ho un po' di tempo e mi piacerebbe fare due chiacchiere. Jumpin' è l'eroe che protegge le Sud. Ma quale segreto nasconde dietro la sua maschera? Non lo so. Certo, sono curioso di sapere cosa ti ha portato a diventare un eroe. Ah, vuoi parlare di questo? Sì, se non ti dispiace. Al momento che sei tu a chiedermelo, volentieri. Ma prima devo riordinare i miei pensieri. Torna a parlarmi fra un po'. Che noia! Mi chiedo se anche lui non si può reclutare con la frutta. Con il cibo. Ecco, vedi? C'è un tizio che odio proprio. E sono diventato un eroe yokai per fargliela pagare. E chi è? Mio padre. Cosa? Odi tuo padre? Certo, è davvero pessimo. Da piccolo lo adoravo. Ma era così concentrato sul lavoro che trascurava la famiglia. Sarà anche un genio affermato, ma come padre non valeva niente. Ecco perché lo odio con tutto me stesso. Che storia triste. Ecco perché ha deciso di diventare forte. Non sarò mai come lui che non sa proteggere le cose importanti. Il capo deve aver notato la mia sicurezza e mi ha reclutato nel team di eroi. Beh, avere questa super forza è stato piuttosto utile. È fantastico, Jumpin'. Sarà anche un po' rozzo, ma ha davvero un gran cuore. Ok, basta con questi sentimentalismi. Sono Jumpin'! Se volessi imbottigliare la mia forza, fare saltare il tappo. Non ho dubbi. Oh, sono felice che sei d'accordo con me. Comunque, Jumpin', che ne dici se diventiamo amici? Amici? Non do la mia medaglia così a chiunque. Se vuoi essere mio amico, devi dimostrarmi il tuo valore in battaglia. Se ti dimostrerai all'altezza, potrò considerare l'idea. Ok, capito. Combattiamo? Spero di non coglierti alla sprovvista, Andrea. No, non lo fai. Mi sembra di capire dal tuo sguardo che sei pronto per combattere. Ok, basta chiacchiere. Mostrami tutta la tua forza. Certamente con molto piacere e gioia. Tu puoi essere arrivato con gli oggetti, col cibo? Lui sì. Ma forse... può essere che mi sono sbagliato io prima? No, no, è impossibile. Ribello, proprio bisogna farselo amico con il sudore e con le lacrime. E quanto sei forte tu invece? Ah, ok. Primo attacco non va. Vediamo un po'. Ah, ok, allora facciamo così. Perfetto. L'ho baitato con l'attacco di Emma all'antico, si è spostato e Emma il grande lo prende in pieno! Sfera suprema Emma! Oh mio Dio, che paura! Che botta, ragazzi! Lui si inchina. Cioè si inchina. Cioè l'Emma, Emma il risvegliato che si inchina a Emma il grande, la sua forma precedente. Abbiamo annullato il suo attacco. Ecco,
un altro attacco forte e poi c'è il giudizio divino. Ho detto forte, non debole. Però comunque sia. Si inchina a se stesso, bene, bravo. A posto, giudizio divino. 254 punti era giudizio divino. Cavoli. È un po' OP, ma l'antico o sbaglio? Eccolo, Giompeda! Papparappa! Devi mostrarmi di nuovo quelle mosse, ti voglio allenarti con me? Solo se tu mi mostri l'FU. Oh yeah! Vuoi rinominare Giompin? Ah beh, non proprio però. Come sempre. Mascador, Green, Steve, Junior. Beh, il Sharko mi piacerebbe come nome, eh. Non nego. Lui è Tempura, quindi apre un sigillo. Devo reclutare anche gli altri. Comunque sia, in altri video, questo qui già è finito. Non male, non ti risparmi proprio, eh? Una promessa è una promessa. D'ora in poi siamo amici. Ok. Ok. Fantastico, hai stretta amicizia con un eroe yokai. Chiamami se hai bisogno. Ti aiuterò se non sarò di pattuglia. Sai, il mio ruolo di eroe viene prima di tutto. Scommetto che si precipiteranno appena lo chiamerai. No, smettila. Benvenuto in squadra. Non importa quanto sarà forte il nemico, ci penserò io a mandarlo KO. L'eroe poderoso, Giompin! Mi chiedo quanto sia forte, effettivamente. Bene, Cuge, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo, ovviamente, in descrizione il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Bye bye!